Buonasera, allora finalmente riesco a registrare il video What's on my iPad. Ho deciso di registrarvi insomma lo schermo direttamente dall'iPad, adesso vedrò poi come spostare il video. E tutto questo perché non mi piacevano assolutissimamente le clip registrate in precedenza, magari vi farò vedere a grandi linee, non lo so, in un'introduzione, alcune clip se riesco a salvarle, ma non mi piaceva. In più non era per niente chiaro e è da tempo che poi mi chiedete questo video qui, diciamo che registrarlo così senza nemmeno farmi vedere mi riesce meglio, ecco. Volevo farvi fare una carrellata, diciamo, dei video, cioè dei video delle applicazioni che io utilizzo. Se siete interessati, io potrei approfondire alcune applicazioni che io utilizzo per studiare, perché sennò il video verrebbe troppo lungo. Quindi volevo semplicemente darvi una carrellata di applicazioni, insomma, da dirvi di scaricare o meno, ecco. Come potete vedere, io ho suddiviso tutto in due pagine, fondamentalmente. La seconda pagina è fatta tutta di cartelle. Mentre nella prima dovrei mettere insomma, volendo qua potrei modificare e aggiungere i widget, ma non lo so, non, sinceramente non lo faccio, non mi interessa. Di solito qua mi appare appunto la batteria quant'è e poi sotto quando la penna è collegata, solo che la mia penna in questo momento è scarica e quindi non riesco a farvi vedere. Di solito se voi utilizzate la penna dell'iPad, vi appare la batteria qua. In questo, se scorrete verso sinistra, vi appare qui. Ok, intanto vi presento questo iPad che è appunto l'iPad 2018, la versione tra virgolette economica dell'iPad Pro ed è da 128 giga. Io l'ho comprato alla MediaWorld con uno super sconto perché non l'avrei mai trovato in giro ad un prezzo stracciato, 368 euro. Comunque sia 128 giga sono tantissimi e lo uso esclusivamente o per vedere Netflix oppure per studiare. Non ci ho messo giochi, non ci ho messo cagatine perché non mi interessa minimamente e niente, quindi ci tenevo a farvi vedere un attimino le applicazioni che utilizzo e soprattutto quelle che ho scaricato, se magari c'ho qualcosa di carino da consigliarvi, ecco. Allora, intanto partendo in alto a sinistra ho la carrellata di applicazioni che già sono in default all'interno dell'iPad ed è inutile che vada avanti, cioè che ve le dica, insomma. C'è Wattpad o WhatsApp Pad, che è appunto questo, quello verde. Non ve lo sto a cliccare perché non so neanche se è collegato al mio WhatsApp, ma è praticamente un'applicazione gratuita che voi utilizzate per collegarvi a WhatsApp, come se fosse WhatsApp web del computer. Poi vabbè, la borsa non so neanche perché ci sia qua. Musica, mail, ok. Iliad, scusatemi, se io vado su Iliad è praticamente un sito perché loro purtroppo non hanno ancora l'applicazione Dell, il mio gestore telefonico. I libri, e io all'interno dei libri di solito tengo alcuni libri. Adesso scusatemi perché mi ha fatto tutto l'aggiornamento e quindi. Ok, aspettate un attimo. Mi ha fatto tutto l'aggiornamento, perciò è impazzito questo iPad fondamentalmente. Comunque ho applicazioni, checklist, articoli scientifici, libri, insomma cose così. Poi Drive è un'applicazione che io utilizzo, super utilizzo, soprattutto per i miei compagni, cioè con i miei compagni di università, perché ci si trasferisce i file, è molto utile, io ve lo stra consiglio, ce l'ho legato cioè con la mail dell'università. Calcolatrice, qua i bookmarks sono delle cose che io a dire la verità non, cioè tipo i vetrini per istologia, vetrini citologia, non li utilizzo più, infatti volendo potrei anche cancellarli. E poi ho appunto i bookmarks di This Is Us, perché non so se lo conoscete, ma è un telefilm che io seguo con Milo Ventimiglia, che adoro come attore, ed è uno dei protagonisti. Office, diciamo che tra virgolette ho messo il pacchetto Office tra Word, che utilizzo veramente tantissimo, scusatemi. PowerPoint anche lo utilizzo tantissimo, soprattutto per le slide quando magari a volte le scarico dall'università. Acrobat anche, a dir la verità, qua dentro a volte faccio così, vi faccio vedere proprio veloce, veloce, veloce cosa faccio. Io se tiro dal basso verso l'alto, anzi no, scherzavo, se apro per esempio GoodNotes, ok? Oppure
Facciamolo ancora più semplice, apro Word e devo aprire, magari devo iniziare a prendere appunti, però voglio, già per esempio ho le slide scaricate all'interno. Io volendo posso mettere di fianco, scusatemi, sì, è un po' disordinato a dire la verità. Vabbè, se io faccio nuovo, facciamo solo un esempio, ok? Questo è il foglio di Word. E volendo, cosa succede? Voi volendo, se tirate dal basso verso l'alto, fate swipe up e mettete Acrobat o sulla destra o sulla sinistra, volendo, potete tenere due applicazioni aperte, volendo potete tenere metà e metà, un terzo, volendolo potete anche staccare, tenerlo tipo così. Non so come si, non mi ricordo come si fa, vabbè. Quindi comunque lo potete fare per qualsiasi applicazione. C'è questo metodo per prendere appunti, è stra utile, soprattutto se magari dovete fare copia e incolla delle slide invece di mettervi lì a scrivere tutto. E il copia e incolla con le slide lo si fa con Acrobat. Documenti, a dire la verità, questa cosa non la utilizzo mai. Public Wide è un'applicazione dove praticamente io, volendo, se utilizzo un codice per vedere, per esempio, qua c'è anatomia, c'è tutto il libro di anatomia online, ok? Perché io avevo comprato il libro, all'interno avevo un codice personale, mi sono fatta l'account e alla fine ce l'ho anche qua. Poi Google Keep è un'applicazione che si utilizza per gli appunti, dove volendo lo potete collegare al computer, non per prendere appunti, per segnarvi, sono tipo le note per i promemoria, però non lo utilizzo più, volendo lo potrei anche cancellare. Memo Vocali, vabbè, lo conoscete. Notion, a dir la verità, è un'applicazione che mi ha consigliato una di voi, che io ho bellamente scaricato adesso. Mi ha detto che serve tipo per i promemoria, però lo dovrei ancora vedere, magari prossimamente ve ne parlerò. Poi, le due applicazioni che io utilizzo maggiormente sono GoodNotes e Notability per prendere appunti. Vi volevo far vedere una cosa, soprattutto all'interno, farvi vedere proprio, come potete vedere, questi sono i libri, cioè i quaderni, pardon. E per esempio, qua c'ho farmacologia, però questi qui sono degli appunti che mi ero fatta. Prendiamone uno, tra virgolette, un po' più completino. È questo qui. Io mi sono praticamente scaricata le dispense, insomma, di infermieristica, oh mio Dio, pediatrica. E sopra, volendolo, potete sottolinearci, vedete, scriverci sopra, insomma, tutte queste cose qua. E è veramente molto utile GoodNotes, costa però 9,90 come applicazione, ma credetemi, cioè, una migliore di queste non l'ho mai trovata. Se volete posso approfondire, farvi vedere come scrivere, eccetera, magari soprattutto non registrando solamente lo schermo, ma facendovi vedere proprio, filmando il video e facendovi vedere l'iPad, insomma, come si fa, come si utilizza con la penna. Notability invece è uguale, solo che la bellezza è che, per esempio, se voi aprite un nuovo file, volendo potete registrare, potete scrivere così, potete scrivere, adesso non lo posso fare perché purtroppo non ho la penna, praticamente potete scrivere con la matita, evidenziare, cancellare, potete fare una marea di cose. Io per comodità questa applicazione la utilizzo o magari se voglio seguire delle slide, per esempio qua io a lato ho tutte le slide solo e lo utilizzo per registrare tipo le lezioni. Tipo sondino nasogastrico, c'è la lezione registrata, non so se vedete, 1 ora e 45. Andando avanti, allora qua a dir la verità le cartelle tra virgolette non è che abbiano un senso, cioè non, però vabbè, insomma, l'ho voluto tenerle ordinate così, ma productivity, cioè non è productivity niente, insomma. Ho Google Home, che è praticamente un'applicazione che ho anche sull'iPhone, che è legata a Chromecast, che è praticamente un aggeggino che mi sono comprata alla MediaWorld, che ti permette di vedere, per esempio, Netflix o YouTube sulla tua TV, ok?
e diventa praticamente una smart TV, una TV normalissima, io una TV abbastanza vecchia e funziona da Dio. Il portale è l'HDMI, o oh, sì, quella lì. Poi vabbè, ho le poste, Milano Today per leggere le news, Metro, questa qui è un'applicazione nuova, però non la utilizzo perché non la so usare, non mi interessa. University ho My Libretto, che praticamente ti permette di aggiornare all'interno i tuoi voti dell'università e poi ti calcola la media ponderata, la media aritmetica, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ho Pharma Wizard, che a dire la verità voi la vedete anche forse storta. È, come si dice, perché adesso mi ha fatto tutti gli aggiornamenti, è un'applicazione che serve per, come si dice, che serve per i farmaci, ecco, penso. Sì. Poi c'ho Forest, che la conoscete anche voi questa, anche se principalmente la utilizzo, anche questa mi ha aggiornato, vabbè. La utilizzo sull'iPhone per, come vedete, aiuto, ce la può fare, scusatemi. La utilizzo appunto per studiare. E non so perché è a zero, però vabbè, sull'iPhone a dirla di... Ah, ma perché ha fatto l'aggiornamento, non mi ha perso l'account, vabbè. Questo. Andando avanti, ho qua questa applicazione Flashcards e Quizlet che servono appunto per scrivervi magari qualcosina, cioè proprio per ripassare, scrivervi tipo la definizione, il principio, tutte queste cose qui. iTranslate è ottima per tradurre, se volete tradurre dei brani di testo o qualche parola in qualsiasi lingua. Questa anche mi piace parecchio, diciamo che è abbastanza accurata, più o meno, diciamo così. Fatta così ed è gratuita. Poi c'è Trello, che anche questo serve per, è una specie di promemoria che volendo potete collegarlo anche al computer. E anche questo, vedete, mi ha aggiornato tutto. È inutile che ve lo faccio vedere, ma comunque penso che lo conosciate benissimo. Cam Scanner serve per scannerizzare documenti, magari con le foto che faccio. Minimalista è un'applicazione che io vi straconsiglio, che praticamente vedete, allora è molto più utile sul telefono, ma voi volendo potete scrivere tipo dei promemoria e durante il giorno andare lì, se li avete fatti, li potete, per esempio, qua c'è scritto swipe left to delete come si dice, il promemoria, no? Adesso, per esempio, dico filmare video iPad, ok? Voi fate così e per esempio se fate swipe left to delete fate così, cancellate se l'avete fatto. Invece queste applicazioni qui dove c'è scritto medical ma l'ha fatto l'iPad, niente, semplicemente qua dentro c'ho alcune cose che mi servono un po' per l'università, un po' robe personali, nurse 24, that it. Penso che lo conosciate tutti, oddio, qua si sta spostando tutto, ed è praticamente, cioè ci mettono gli articoli riguardanti l'infermieristica, riguardanti la sanità, cose così, oppure magari ci sono già dei post prefatti su. È molto utile a dire la verità, io tante cose di, tra virgolette, extra studio, diciamo così, le ho scoperte qua. Poi c'è iProntuari, iFarmaci e Wikipharm, che serve appunto per i farmaci, e poi strumenti infermieri, che anche questo io è forse più consigliabile, vedete, ci sono tutte le cose per vedere, non so, un EGA, un ECG, calcoli della terapia, il BMI, deontologia addirittura. Utilissimi, però questi, soprattutto tutti questi, io li tengo cioè principalmente sull'iPhone. Solo che dato che ho iPhone e iPad collegati, una volta che scarico su iPhone mi scarica automaticamente anche tutte le cose su iPad e alla fine della fiera alcune le cancello, altre no. Foto e video, anche tutte queste applicazioni ce le ho sull'iPhone. Ma non è nulla di che, magari quando faccio un video appositamente con l'iPhone, vi faccio vedere come magari modifico alcune foto, soprattutto ultimamente. Unfold, soprattutto serve per mettere le stories tutte carine con la scrittura, il font, tutto particolare, tutto carino. Però vabbè, diciamo che non lo utilizzo mai. Andando avanti qua, fan, allora, una cosa molto utile secondo me
Vabbè, a parte che penso che la maggior parte delle applicazioni qua dentro le conosciate, per chi soprattutto fa i video deve fare le anteprime, PicMonkey è un'applicazione che io, vedete, io straconsiglio perché volendo potete scriverci a penna sopra, aggiungere come si dice, delle immagini, delle emoji, tutte queste cose qua. Per esempio questa qui era un'anteprima di un mio video. E mi piace tantissimo. Poi, vabbè, Play Memory per chi ha la fotocamera, videocamera, Sony Alpha 5000, ma dai Sony Alpha 5000 in su, questa qui è l'applicazione che si utilizza per scaricare foto e video o sul telefono oppure sull'iPad. Shopping, allora, va. Qua c'è un po' di roba, ok? Di cui la maggior parte non utilizzo, ma li tengo qua perché poi non ho più spazio sull'iPhone. Amazon, questo è quello che utilizzo maggiormente. The Fork, anche ultimamente lo utilizzo. Spock me l'hanno consigliato, ma non lo utilizzo, volendo posso vendere e comprare, tipo anche subito. Shein, Zalando, Zalando Privé, non mi sono ancora fatta l'account di Zalando. La la la, Be Cheers, li conoscete anche voi, potete stampare le foto in Polaroid e bla 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 bla. Utilities, nulla di che. Folder, nulla di che. Infine file, che vabbè lo tengo lì. Allora, invece sotto, vabbè, c'è Safari, Netflix, che lo conoscete meglio di me. Io Netflix, a dire la verità, lo condivido con altre ragazze. Questo qui è il mio account, se volete curiosare. Volevo farvi vedere un attimino quello che sto guardando, se andasse. Ah, forse perché non me lo registra, perché sto registrando. Vabbè, comunque stavo guardando Jane la Vergine, per esempio, tutte queste cose qua. E sto seguendo insieme sempre il moroso Lost. Poi vabbè, c'è Facebook allora, i social qua li ho messi per necessità quando ho avuto un blocco con l'iPhone che non mi andava più per l'aggiornamento, dato che ho un iPhone un po' vecchiotto, purtroppo per iOS. E quindi ho dovuto scaricarli qua perché almeno potevo comunicare con Messenger. Vabbè, Facebook, Messenger, Instagram, che se immagino che voi cioè, insomma, lo conosciate benissimo. Questo è il mio profilo, aggiornato con anche il nome che il mio nickname qui su Instagram mi piace da morire. E niente, questo qua è il mio profilo, se volete seguirmi. Ragazzuole, io non so come mai, ma l'ultimo pezzo del video non mi è stato registrato, quindi sto riregistrando questo audio praticamente. Niente, dopo Instagram, vabbè, la fotocamera e YouTube mi sembra inutile, insomma, parlarvene. E volevo concludere il video. Ah no, un'altra cosa, che le ultime tre applicazioni che voi vedete sulla destra verso il basso sono praticamente le applicazioni che vengono aperte maggiormente e non riesco a levare questa funzionalità all'iPad, vabbè, però mi è utile anche soprattutto magari quando studio, quando magari apro GoodNotes e Adobe, insomma, quelle applicazioni lì. E in conclusione, io spero davvero di aver esaudito un po' i vostri desideri perché mi avete chiesto questo video veramente c'è da tantissimo tempo e io mi rendo conto di non essere riuscita prima a registrarlo. E niente, in tutto ciò io spero appunto che vi sia piaciuto. Se soprattutto vi è stato utile, mi raccomando, lasciate un like e non dimenticatevi ovviamente di seguirmi su tutti i vari social se avete piacere e soprattutto anche di iscrivervi al canale. E ovviamente se volete approfondimenti riguardante le applicazioni eccetera, fatemelo sapere all'interno di, insomma, sotto il video all'interno di un commento, oppure scrivetemi nelle direct di Instagram, insomma, dove volete voi. Io vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo video. Cheers! Thank you.